Matteo Vanzan, curatore della mostra di Andy Warhol al Lignano Sabbia d'Oro. E dunque, Matteo, come è suddivisa l'esposizione? Allora, la mostra di Andy Warhol al Lignano è stata creata in base alla volontà di proprio dare una visione globale della produzione di Andy Warhol, e di conseguenza attraverso il percorso espositivo abbiamo cercato di toccare i principali soggetti, le principali tematiche, quindi come alle mie spalle la Marilyn, piuttosto che i Flowers. Abbiamo esposto i dollari, un momento fondamentale della produzione, della creazione artistica di Andy Warhol. Abbiamo esposto le interview, cioè quel momento in cui Andy Warhol ha creato una rivista per promuovere sia i personaggi che ritraeva sia le sue creazioni d'arte. Abbiamo esposto molte Zuppe Campbell, e di conseguenza è stata proprio la volontà di raccontare non solamente la sua arte, ma soprattutto il suo personaggio, l'uomo Andy Warhol. Andy Warhol, un artista determinante secondo te per il Novecento, perché? Assolutamente sì, Andy Warhol ha proprio cambiato il concetto di opera d'arte, ha sdoganato e eliminato il concetto di copia e originale. Tutto era originale e tutto era allo stesso tempo copia. In base alla sua firma autografa, tanto quanto era successo nei primi del Novecento con Marcel Duchamp, con il Ready Made, Andy Warhol si è calato all'interno della società degli anni 60, interpretandola e diventando quindi il massimo interprete di un mondo globale, di un messaggio generale. E quindi fino a quando è visitabile la mostra qua a Lignano? Fino al 13 di ottobre. Grazie. A voi.